un'intervista davvero speciale per gli amici di Pistoia Sport. Qui accanto a noi c'è Nicola Carradori, che è il super tifoso di questa serie finale per eccellenza. Brevemente la sua storia: ristoratore in Malesia, tifosissimo del Pistoia Basket e del basket a Pistoia in generale. Venerdì ha chiuso il ristorante in Malesia per venire a vedere gara 5 con Brescia. Nicola, come mai questa decisione? La decisione è stata fulminea ed è stata fatta così proprio di cuore, per il semplice fatto che ho vissuto la prima finale quando siamo stati a Napoli 15 anni fa, e sinceramente non ho ripensato un po' a tutti quei ricordi di quella partita. È stata troppo bello e perciò ho detto non posso mancare. Pativo troppo in televisione per vedere questa partita in uno streaming molto particolare, perciò il giorno prima della partita ho detto devo andare, e ho fatto il biglietto e sono arrivato. E posso anche dire forse ho portato fortuna, non lo so, comunque è una felicità immensa veramente. La sua emozione a vedere questa gara 5 e poi la festa finale? Sinceramente la cosa che mi ha fatto felice di nuovo è vedere tutto il pubblico come ai vecchi tempi, quando si faceva Valdoria e Barahonda con i derby. È stata veramente, quando sono entrato a Palazzetto, erano diversi anni che mancavo. E sono rimasto veramente colpito, soprattutto da tutte queste magliette bianche, tutte queste cose qua. Sono veramente, quando tornerò adesso in Malesia avrò le mie quattro bambine dove posso raccontargli veramente quello che è successo. E ora si programmerà un nuovo viaggio a Pistoia, magari il derby con Siena. Ma io sono adesso a ottobre, verrò in vacanza con la famiglia, perciò vengo in un periodo buono, anche il campionato è cominciato, perciò mi assopererò delle partite di A1, e sinceramente questa sarà la cosa ancora più bella, perché Pistoia secondo me se lo merita, questa cosa è una cosa troppo, troppo bella.